Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Paolo Genovese, che ringraziamo per questa intervista. Ciao Paolo, grazie ancora. Ciao a voi, grazie a voi. Allora Paolo, vabbè, sei, possiamo dire, sceneggiatore, scrittore, regista, diciamo in primis, ok, se sei d'accordo con come Wikipedia ti definisce. Per semplificare, diciamo. Allora, noi siamo super curiosi di sapere qualcosa, di, insomma, di avere un tuo punto di vista, e soprattutto su quello che è, almeno per quanto mi riguarda, poi ognuno di noi ha delle curiosità, quello che è l'approccio alla scrittura di una sceneggiatura e in generale alla scrittura in generale, il tuo personale approccio. Quindi c'è qualcosa, diciamo, un tuo rito, un feticcio, qualcosa che ti ispira in generale per scrivere le tue sceneggiature o in generale i testi? Allora, beh, un rito che non mi ispira, un rito ce l'ho in realtà, ed è quello di scrivere, okay, la prima scena di ogni sceneggiatura con una vecchia macchina da scrivere, una lettera 32, una Olivetti lettera 32. Ce l'ho di là, ora qui sto studio, il mio studio questo, dove ve la faccio vedere, quello è più un rito scaramantico che faccio. Cosa mi ispira? Sicuramente l'osservazione della realtà, però insomma è sempre abbastanza difficile razionalizzare, no? Come vengono le idee, come decidi una storia, quando delle tante storie che hai in testa, che metti qua e là, decidi di tirarla fuori e farla diventare un film. Certo, non è semplice. Trovo che in Italia il grande problema che abbiamo è l'assenza di sceneggiatori. Trovo che abbiamo tanti registi bravissimi, tanti attori, tante attrici, ma poche persone che scrivono, per mancanza forse di scuola, di cultura, non so, insomma, vedo noi, la mia casa di produzione, ma tutti i miei colleghi hanno difficoltà nel trovare storie, quindi questo sicuramente è il primo approccio. Il fatto che la maggior parte dei registi si scrive anche le sceneggiature non è semplicemente un automatismo. Io sento, parlando anche appunto con i miei amici registi più o meno della mia generazione, spesso scriviamo, ma ognuno di noi spera e prega tutti i giorni che ti arrivi una bella sceneggiatura già scritta, semplicemente da adattare e da girare. Cioè, piacerebbe tanto fare anche il puro lavoro di regista, no? Su testo altrui, perché è molto stimolante. Se non riusciamo a farlo, oppure si riesce a fare, diciamo, non spesso, è perché di storie ce ne sono poche. Ci sono bravi sceneggiatori in Italia, ma sono pochi, ne servono di più. Cosa mi ispira a me? Guarda, io non ho un criterio univoco. Improvvisamente mi viene voglia di raccontare una storia, e potrebbe essere un giallo, può essere una commedia, prima sono state commedie, però ho fatto anche un dramma, un film che ho appena girato è un dramma, potrebbe essere un cartone animato, semplicemente a un certo punto hai voglia di raccontare dei personaggi, hai voglia di raccontare qualche cosa che comincia e nasce perché magari hai osservato una determinata situazione, te li coccoli, te li porti appresso e poi decidi di farci un film. Però è veramente un processo molto difficile da razionalizzare, cioè lo riesco a razionalizzare a posteriori. A posteriori puoi ripercorrere il percorso e capire perché sei arrivato là. Però quando parti, decidere perché e per come andrai a finire a quella storia, non neanche io te lo so dire. Un po' come la creatività, soprattutto in fase di scrittura, è un meccanismo molto ozioso, no? Vai, vagabondi con la mente, prendi e lasci idee, storie, situazioni, personaggi con una velocità incredibile. Ed è come quando, ti posso dire, quando vai in una città nuova, no? Esci la mattina dall'albergo e cominci a girovagare. Poi alla fine magari ti ritrovi, se sei a Parigi, dico per dire, sotto la Torre Eiffel. Però non sai perché sei arrivato là, probabilmente perché in un angoletto hai girato perché quella stradina ti piaceva, poi hai incontrato una persona, hai fatto un po' di strada, poi sei entrato in un bistrò e via dicendo.
e alla fine ti arrivi e puoi rivedere tutto il percorso e rimetterlo in linea. Ma in realtà ogni scelta è molto frutto dell'istinto e ogni snodo è molto viscerale, non è così razionale, almeno per me. L'unica regola che ho, e questa più o meno è in tutti i miei film, è quello di trovare un punto di vista per raccontare un tema, ecco. Perché noi siamo anche abbastanza in difficoltà con le idee originali, no? Oggi, e più si va avanti e più sarà così, dal treno dei Lumière tutto è stato raccontato. È difficile, certo, trovare un tema che non è stato fatto, no? Certo. Tanti anni fa potevi fare un film d'amore e chiamarlo Love Story, era una roba originale. Potevi fare un film su un pescione enorme che si mangiava i ragazzini, lo chiamavi Lo Squalo ed era originale. Oggi vai a fare un film su uno squalo, ne hanno fatto mille. E così qualunque tema è stato affrontato, no? I film generazionali, gli amici che si ritrovano, insomma è difficile, io lo vedo nelle riunioni di sceneggiatura, quando tu tiri fuori un tema, anche un canguro che si innamora di una farfalla, sicuramente c'è un film da qualche parte che ha trattato quella roba là. Però il nostro dovere è continuare a mantenere un'originalità, no? Certo. Il punto di vista. E io penso che il modo per essere originali oggi è trovare un punto di vista attraverso il quale raccontare un tema dato, quindi un'idea. Faccio un esempio: Perfetti Sconosciuti, che è un film che ha avuto successo, in fondo il tema è quanto poco ci conosciamo, no? Anche tra gli amici più stretti, quindi quanti film hanno fatto su gruppi di amici che si ritrovano e scoprono le contraddizioni delle dinamiche d'amicizia? Centinaia. Però perché è stato vissuto come un successo e soprattutto è stato vissuto come un film molto originale? Perché il punto di vista era curioso, cioè era raccontare questo tema attraverso un punto di vista nuovo, che era quello degli smartphone. Certo. Così, non so, anche The Place, no? Pensi a un punto di vista curioso, originale, un film che come tema è cosa siamo disposti a fare per ottenere ciò che vogliamo, anche certo. Però il punto di vista, il modo di racconto era curioso, stimolava. E insomma, su ogni mio film e su ogni idea cerco, una volta individuato il tema che mi va di raccontare, di trovare anche un punto di vista. Perché certo. Altrimenti, secondo me, il lavoro viene fatto a metà. Anche il film nuovo si chiama Supereroi e uscirà, insomma, ho finito di girare a dicembre, uscirà, boh, non si sa, ma con tutto questo casino non si sa quando uscirà. Però in realtà è semplicemente un dramma d'amore, come tema mille ne sono stati fatti, però ha un punto di vista molto curioso, molto originale, secondo me. Quindi bello. Quindi sono super curioso. Come dicevi giustamente tu, cioè questo punto di vista di questi smartphone, quindi questo concetto un po' postmoderno delle relazioni, un po' baumaniano, che va a rompere degli equilibri, come poi dice Giallini, rispetto alla fragilità delle coppie. E mi interessava capire se in effetti il tuo la tua suggestione non sia stata proprio quella di voler in qualche modo dare uno spunto di riflessione su quello che è lo stare insieme oggi per la nostra generazione o per la insomma per chi vive la coppia oggi, e se questo elemento, lo smartphone, potesse essere un elemento di rottura che in qualche modo tu critichi, oppure se rimani quasi come punto di vista un po' invece passivo della serie, è meglio lasciar perdere. Cioè, questo mi piacerebbe sapere come hai costruito quest'idea, cioè, dal punto di vista di Giallini o dal punto di vista più critico, come di non mi ricordo il personaggio, Beppe mi sembra si chiamasse, come, scusa? Stone era Beppe. Esattamente. Guarda, insomma, il film è stato costruito dal punto di vista, in realtà io volevo fare un film a forte immedesimazione, quindi privilegiando il punto di vista dello spettatore. Non è un caso, poi le storie sono state costruite e sembrano nate per essere sette personaggi, ma in realtà all'inizio io volevo comunque, prima di pensare a tutto, a zero, a tutto di coppia, di personaggio, volevo sette persone, un tavolo da otto, perché volevo lasciare un posto vuoto per lo spettatore, perché volevo
privilegiare tanto inquadrature fatte da quel posto vuoto, dare la sensazione che lì si sedesse il pubblico, quindi ognuno poteva prendere e immedesimarsi su ciò che riteneva interessante e via dicendo. Dopodiché la costruzione di queste coppie borghesi ovviamente ha un nodo fondamentale, ha un punto di vista fondamentale, che è il finale, cioè il fatto che in realtà questo gioco non è mai stato fatto e il film racconta cosa sarebbe successo se avesse fatto. Quindi tutto quello che si è visto è vero, sì, è però mai venuto fuori. Perché? Perché secondo me interessante, è più interessante piuttosto che scoprire l'assassino, che se il film fosse stato realistico sarebbe stato uno dei film di tradimenti dove le coppie scoppiano, vedere queste, come tante coppie che vanno via, continuano la loro vita e noi soltanto il pubblico, quindi il regista e gli sceneggiatori hanno stretto un patto con il pubblico, hanno alzato un attimo il tappeto e gli hanno fatto vedere la sporcizia che c'è sotto per poi rimetterlo giù a posto, perché tanto le cose continuano ad andare in quel modo. E probabilmente questo tipo di finale è molto più disturbante di un finale negativo. Il finale negativo crea sempre un diaframma, no? Tra il pubblico e i personaggi. Il personaggio del film è morto, io pubblico sono vivo, quindi abbiamo avuto due destini diversi. Il personaggio del film si sono lasciati, io che sono al cinema con la mia fidanzata siamo insieme, quindi sono tranquillo, abbiamo destini diversi. Ma invece, se il personaggio del film, nonostante tutto quello che gli è successo, apparentemente ha una vita normale, come io ho una vita normale con la mia fidanzata o con i miei amici o con la mia famiglia, probabilmente è più disturbante, perché ti fa sorgere il dubbio, ma anche noi siamo così, anche i miei amici sono così, anche il mio compagno, anche la mia compagna, al di là di un'apparente normalità, se io andassi a sollevare quel tappeto, ma cosa andrei a trovare là sotto? Quindi ecco, penso che questo slittamento possa essere molto interessante a livello di immedesimazione da parte del pubblico con la storia. Sicuramente. Tra l'altro, Paolo, io credo che tu sia consapevole che credo che non si possa guardare tu Perfetti Sconosciuti in coppia e non litigare durante il film. È impossibile. Credo che non si... Io ho rischiato di lasciarmi con la mia attuale ragazza. Ma per forza. Avevo pure pensato, chiaramente in forma anonima, per carità, ma di pubblicare le non centinaia, ma credete, migliaia di, soprattutto su Instagram, chiaramente in privato, di messaggi che mi mandano, di coppie o di uomini e donne che raccontano qual è stato l'effetto del film sulla loro coppia. Ma è normale, sai, ti siedi lì e è violento il film è un film violento. È un film che maschera sul sorriso e l'amicizia una visione molto pessimista sulla coppia, appunto molto violenta. Quando esci non puoi non confrontarti. Non puoi non confrontarti, sei costretto, sei violentato a questo punto. Perché anche se non ti confronti, è comunque un confronto. Perché è un evitare il tema, no? Una coppia che da quel film e non dice nulla è strano. Sì, forse peggio. Ti metti in discussione. Il meccanismo è dal buffo, dal meccanismo buffo e tipico della coppia che esce, che lui o lei che dicono: ma tu me lo daresti il cellulare? E lì basta un attimo ad esitazione insomma, ha delle considerazioni magari più profonde, degli spunti di riflessione. Però vedi, penso che sia stato utile questo film, al di là, ma poi è sempre difficile parlare bene dei propri film, ma io mi stacco dal film, ti vengo a dire. Chiaramente io a me piace tanto questo film, lo amo, ma insomma è un buon film, ma non è sta roba pazzesca, cioè insomma è un buon film. Il successo mondiale che ha fatto il film, di remake, eccetera, va oltre la qualità del film, va oltre la qualità del film. È stato semplicemente, secondo me, un detonatore sociale. Cioè questo film è arrivato in un momento in cui veramente il cellulare stava e sta tuttora cambiando profondamente le nostre relazioni, e quindi un film che ci costringesse a fare i conti su questa cosa diventa importante non per il valore intrinseco del film, ma semplicemente per le conseguenze che il film comporta nella società.
dopo Perfetti Sconosciuti, ripeto, è stato solo un detonatore, è stato solo un pulsante. Chiunque ha visto questo film in Italia, è curioso, altri miei film di grande successo, a me mi capita spesso di vedere gente che non ha... Io trovare qualcuno che non ha visto Perfetti Sconosciuti è praticamente impossibile. Sì, assolutamente. Per qualità del film, anche, ma non per quello, perché c'era bisogno di una sorta di analisi collettiva in cui puntava il modo in cui stiamo cambiando. C'è proprio voglia di parlarne. Nel momento in cui butti il sasso, il tema deve essere affrontato. Sì, sì. Uno dei temi che hai bisogno per vari motivi urgenti di affrontare, e Perfetti l'ha permesso, come adesso, voglio dire, non mi dite, non c'è telefonata, messaggio o incontro dove non parliamo del coronavirus. Abbiamo bisogno, sta stravolgendo la nostra vita, non possiamo farne a meno, ecco. E anche probabilmente in quel periodo c'era bisogno di capire come progetto. Ma perché proprio in questo, fra 10 anni non sarà così, fra 10 anni un film sui cellulari sarà inutile, è come fare un film sui ferro o sui cose, un oggetto che vale. Questo è l'unico momento storicamente in cui convivono le generazioni del prima e le generazioni del dopo, quindi è il momento proprio di connessione, dove prima non c'era la connessione globale e adesso c'è la connessione globale, quindi la certo. Ma devo dire che in effetti io ho visto Perfetti Sconosciuti al cinema, ce l'ho addirittura in DVD, quindi l'ho visto 3 volte e l'ho riguardato anche oggi perché volevo, insomma, rinfrescare la mia idea su alcune punti della storia, e devo dire che in effetti rimane ancora oggi perfettamente attuale e assolutamente vero, trovo. Cioè non ha perso intensità comunque, nonostante l'utilizzo dei cellulari sia... Io credo che comunque abbia messo in evidenza, oltre a questo aspetto tecnologico della nuova tecnologia, anche una sorta di liquidità emotiva e di capacità che hanno le persone di mettere in discussione qualcosa che dovrebbe essere più statuario, volendo, cioè una famiglia, delle persone, per dei giochi, perché poi questo è quello che nella maggior parte dei casi succede nel film, sono giochi con altre persone. Poi ci sono storie di tradimenti più seri, più insomma quello di Eva. Ecco, Eva trovo che sia un personaggio orribile nel film, è uno dei personaggi che mi ha più, non lo so, disturbato, se vogliamo. E proprio per questo voglio chiederti, e poi, scusa, prima di tornare ai personaggi voglio dirti che una delle cose che più apprezzo dei tuoi film è la scelta delle colonne sonore. E trovo che sia in The Place, in cui c'è una canzone scritta apposta per il film che è sui titoli di coda finali, che poi mi sono andata a ricercare a casa, che dopo averla vista al cinema, che è una cosa che comunque non succede spesso. E poi anche in Perfetti Sconosciuti ho trovato una colonna sonora, glielo dicevo mentre lo guardavamo, molto educata, cioè non va mai a sovrastare. I momenti di pianoforte enfatizzano determinate parti, ma senza mai prendere sopravvento sul dialogo, sulla sceneggiatura. Quindi una delle domande che ti voglio fare è come scegliete le colonne sonore, come... Ma sai, dipende molto, secondo me, il rapporto che hai con la musica. Io ho un rapporto molto intimo con la musica, fa veramente parte della mia vita, la sento tanto, la sento spesso, la amo, quindi faccio... Questo non vuol dire volere tanto la musica, perché a volte la musica rovina le scene, rovina i film, però ci faccio molta attenzione. In Perfetti Sconosciuti, ad esempio, non ce n'è tanta, non c'era bisogno che ci fosse. The Place sottolinea, ma pure lì non ce n'è molta. Invece, ne so, in Tutta colpa di Freud c'è tanta musica, perché ci sono cambi, tante scene emotive. Ma ci sono due tipologie, no? C'è la colonna vera, convivono tre tipologie di musica in tutti i miei film. La colonna sonora, quella suonata proprio dal musicista, e quella che deve semplicemente lì la pura il musicista sa nel sottolineare e amplificare a volte alcuni sentimenti e invece altre volte lasciare
Lenzi di riempire la scena ed è quella parte di musica che non ti dovresti quasi ricordare, sì, certo. Deve dare piacere, ma deve essere un qualche cosa che quasi non ti ricordi. Poi c'è il pezzo di repertorio, quello che ti piace, quello famoso, mettere in qualche scena, insomma, quello lì è veramente molto, molto personale e ha detto che quella canzone porta a quella scena, insomma. E poi un'altra che io tengo molto invece è la canzone del film, ma quello più un discorso affettivo. Penso che la canzone di un film è proprio quella che si chiama come film, che insomma vera, che ha un minimo di successo, prolunga la vita del film, no? Poi a volte prende una sua natura in certo modo e continua a dare parlare al film. Io sono sempre stato fortunato, ho avuto che ne so, su Immaturi, il pezzo Immaturi l'ha fatto Alex Britti, ed oggi a tutti i concerti Alex suona Immaturi e spesso ricorda che è un pezzo di un film, ma spesso non c'è bisogno perché si sa, ma Immaturi continua ad andare negli stadi con Alex, eccetera. Certo. Colpa di Freud, ma anche Nessun, ma anche Notte ancora nostra, due film fatto, mi ha scritto delle bellissime canzoni Daniele Silvestri, anche su Immaturi il viaggio, con dei pezzi molto belli di Daniele che continuano ad andare nei concerti. Poi Fiorella Mannoia, Perfetti Sconosciuti, è uno insomma dei pezzi che lei fa sempre in concerto. De Gregori, Francesco De Gregori, mi ha scritto una bellissima canzone per Sei messa sulla luna. Insomma, è un bel modo per far continuare, far raccontare quella storia con parole diverse, con un punto di vista diverso. Insomma, tengo molto alla canzone del film. Anche perché i videoclip musicali di questi brani spesso poi riprendono i set del film, tra l'altro. Sì, insomma, sono stati diversi e vari, però insomma spesso strizzano. Certo. Esatto, esatto, molto bello. E senti, invece nella costruzione dei personaggi, hai, non so, c'è un tipo di persona che ti ispira, ti cerchi sempre di ispirarti nella creazione dei dialoghi a qualcuno che conosci, oppure è qualcuno che magari ti sta anche un po' lì, un po' che non lo sopporti, oppure... No, guarda, io cerco sempre di non raccontare né persone che conosco né fatti che mi sono capitati. Ah, ok. Penso sia un errore da fare. Perché, cioè, che vuol dire? È ovvio che nei miei film c'era, ci sono le persone che ho conosciuto, ci sono le emozioni che ho provato, ci sono le storie che ho passato. È ovvio, no? Le storie che racconti sono frutto della tua vita, però devono soltanto, secondo me, avere le radici nella vita, devono ispirarti, ma non devono ricalcarla, consigliarla e metterla in scena. Il rischio è che questa sia noiosa. Perché? Un po' non so, è mai capitato della coppia degli amici o del gruppo di amici che vi invita a casa a vedere i filmini delle vacanze, dove storia della vita. Sì. Perché tu non hai vissuto quell'emozione, certo. Semplicemente vedere una determinata situazione si porta il carico del vissuto che è enorme, ma tu non ce l'hai e tu in quel momento sei il pubblico e quindi ti annoi, e per questo raccontare la propria vita, che per noi è carica di un vissuto in maniera bellissima, è un rischio molto, molto pericoloso. Come, non so, voi siete molto giovani, non penso abbiate figli, ma insomma, immaginate, per una donna il parto è l'esperienza più stravolgente della sua vita, no? Però se tu ti distacchi e immagini che il parto è la cosa più banale al mondo, in quel momento decine di donne stanno partorendo, una roba per, capito, che non ha quella valenza, allora se tu racconti il tuo parto puoi essere noioso, se tu invece riesci ad assolutizzare la storia della nascita di un figlio, allora è diverso, devi partire da zero e emozionare tu, allora quello che hai costruito, se emoziona te, può emozionare le altre persone. Chiarissimo. Oppure basta, però se tu parti già da un'emozione che hai provato, tu l'hai provata, è scarica, se la metti su carta è scarica, non emozionerà mai te. Se io ti racconto qualche cosa della mia vita,
probabilmente sarà banale. Quindi no, cerco di non partire in maniera pedissequa da storie. È ovvio che poi ti ispiri, è ovvio che, come dicevi tu, anche le persone negative o positive della tua vita tu le analizzi per capire dei lati del personaggio. Allora, non fai il lato uguale, però quando quel personaggio che magari è stronzo e fa una determinata cosa nelle discussioni di sceneggiatura, ti può venire da dire: io c'avevo un mio amico che era stronzo, che in effetti in quella condizione si comportava esattamente così. Quindi sì, può funzionare, però non racconto il mio amico, io voglio raccontare un personaggio nuovo che sarà pieno di miei amici, pieno di situazioni che ho vissuto, pieno di roba che ci vado a mettere dentro. Anche perché, devo dire, quello, infatti io sono il primo a fare un mea culpa, quello che secondo me le storie italiane ancora non hanno moltissimo è la creazione vera di personaggi, no? Sono sempre piene di persone, ma non personaggi che rimangono, no? Ce l'avevamo al neoliberismo. Non personaggi che quasi si staccano dall'attore. Abbiamo l'attore che fa il padre di famiglia, l'attore che fa il personaggio, ma vi faccio insomma un'esasperazione: Joker, che io ho amato come pochi, quello è un personaggio. Assolutamente. Nulla, è un vero personaggio. Non è. E ecco, noi questo potremmo fare meglio, potremmo far meglio, dare più assolutezza alle storie che raccontiamo attraverso personaggi unici. Paolo, io volevo chiederti a questo punto, allacciandoci al discorso dei personaggi, qual è il personaggio dei tuoi film a cui tu sei più affezionato? Perché? Ma devo dire, chiedere vuoi più bene a mamma o papà, ogni personaggio ha un senso, ogni personaggio c'è un lato per cui sei felice, per mille motivi che ti piace, perché è stata una sorpresa come è venuto fuori, perché l'attore ha fatto una grande interpretazione. Veramente, non perché non voglio rispondere, non può essere uno più degli altri. Ti posso dire così, random, quelli di cui sono molto orgoglioso sono, ma poi i motivi sono diversi, sono anche personali, no? Che non sono assoluti. Sì, sì. Marco Giallini in Tutta colpa di Freud è un personaggio a cui sono molto legato, non perché mi piaccia più di altri, ma perché lì è stato un po' una sfida, cioè è stato rendere Giallini il borghese padre di famiglia che tutti vorremmo come genitore. E a me piace quando tu prendi un attore molto bravo, che fino a quel momento era noto al grattacuto per personaggi completamente opposti, era il terribile, era il poliziotto bastardo di Agape, era il quattone romano, era tutto quel mondo per cui era amato. Tu lo prendi e lo stravolgi e gli fai fare una roba che non ha mai fatto. A me quello mi stimola molto, come ad esempio nel film Supereroi vedo un Alessandro Borghi che non avete mai visto. È il cattivo di Suburra, non è quel personaggio bellissimo ma del primo re, ma è un ragazzo timido, innamorato, educato, un professore, parla perfettamente italiano, insomma è una roba che non ha mai fatto, e chi l'ha visto le cose dice: cavolo, inedito. Ecco, quando gli personaggi sono inediti, allora dà soddisfazione, cioè prendere un attore e fargli fare anche molto, ma anche benissimo magari, e lo fa, figuriamoci, quello che ha sempre fatto, mi dà soddisfazione, ma fare qualcosa di assolutamente inedito, un gusto veramente molto molto speciale, e lì ti senti per creato qualcosa. Vi faccio un esempio, è meglio, grandioso, quando Pupi Avati inventò a Batantuono attore sublime in Regalo di Natale, tu hai preso un comico che faceva addirittura al limite della caricatura, dell'imitazione, e per fare un ruolo così drammatico, così profondo, così commovente, insomma lì te lo devi inventare, sei veramente un autore, chapeau. Quindi ecco, questi i miei personaggi dove l'attore si discosta dalla sua natura mi piacciono molto, anche perché io sono profondamente convinto che il senso dell'attore, essere attori vuol dire essere altro rispetto a se stessi,
Quindi quando riflessi altro rispetto a te stessi, stai veramente... Quando fai quello che nella vita sai fare bene, devi essere bravo per poterlo riproporre cinema, davanti a una telecamera con i tempi cinematografici. Non è facile, assolutamente, però è un po' quello che ti aspetti, no? Quando il personaggio della vita vera si schiaccia sul personaggio cinematografico, va bene, eh? No, io no, l'ho fatto spesso. Però quando invece il personaggio cinematografico esce, prende una sua natura, una vita, una sua anima, quasi diventa riconoscibile rispetto alla persona che c'è dietro. Certo. E in questo senso, nella costruzione invece di personaggi che sono molto distanti, no, a me è venuta subito la domanda quando, mentre guardavo Perfetti Sconosciuti, se avessi per caso avuto difficoltà nella costruzione dei personaggi femminili, che proprio per natura sono distanti da te, o no. Se è una cosa più generica e quindi no. Hai le stesse difficoltà. Ti dico la verità, proprio per il ragionamento che ti ho fatto prima, che trovo sempre più interessanti le storie che riguardano personalmente, perché essere autore vuol dire veramente creare, immaginare, no? Se no sei un cronista, se racconti la vita che vedi sei un cronista, sei un giornalista. Invece in questo lavoro, no, i più grandi autori che io apprezzo sono quelli che sono stati in grado di spaziare lontano dalla loro natura, no? Proprio per questo io, poi ovviamente tu non sai gli equilibri interni di sceneggiatori, però i personaggi che mi vengono meglio sono quelli femminili. E io non ho bisogno di affrontare un personaggio femminile, perché ovviamente come tutti i sceneggiatori ci metto la mia sensibilità, le mie idee, le mie cose, però veramente devo creare. Allora, i personaggi femminili di Perfetti Sconosciuti mi sono venuti molto più facili da scrivere rispetto a quelli maschili, sui quali io in realtà devo fare un passaggio in più, un ragionamento in più. Invece il personaggio femminile è più diretto. Poi magari non piace, non lo so, può venirti male, però è più interessante per me. Anche in The Place, i personaggi femminili che mi hanno dato più gusto sono quelli assolutamente più lontani dalla cultura. Cioè, la suora fatta da Alba Rothbacher è un personaggio che a me mi ha divertito tantissimo a scrivere. Una suora a cui gli viene chiesto di rimanere incinta, credere in un figlio. Ma è quello, è scrivere, raccontare, immaginare, stimolare. Se devo scrivere di un ragazzo, capito? Cioè, cose fino alla mia cultura, alla mia storia, è così un po' interessante, insomma. Certo. È molto bello il tipo di intreccio narrativo che a un certo punto, anche un po' inaspettatamente, arriva in The Place, trovo. Molto. Cioè, è un tipo di sceneggiatura che, correggimi se sbaglio, però in Italia abbiamo visto poco. Cioè, questi intrecci narrativi che reggono e funzionano. Li riconosco in certi tipi di cinema, di fare cinema, ovviamente in Arritu, piuttosto che Paul Haggis in certe situazioni, però trovo che non ho visto in Italia molti intrecci narrativi e di storie separate che poi si intrecciano, piuttosto storie che vivono a sé stanti. Insomma, è complesso il discorso. Certo. The Place è proprio un discorso a sé, un film abbastanza assurdo. Sono intrecci narrativi, ma sono degli intrecci narrativi tutti in uno stesso posto, con unità di luogo e di tempo, ed è, insomma, è stato più un esperimento che altro. Non so, certo, se sapete come nasce The Place. The Place nasce perché io conosco questo produttore canadese che mi propone, insomma, per motivi di lavoro, cioè, mi fa vedere queste pillole di questo lavoro che ha fatto lui. Sia una specie di serie, in realtà nascono come serie web che si chiama Debut at the End, in cui il tema era quello lì. Io mi innamoro di questa cosa e insieme a questo produttore canadese, insieme a Marco Belardi, decidiamo di farne un film partendo da quell'idea, ma rendendo film, non pillole in cui uno chiede una roba, l'altro gli dice, esatto, uno svolgimento narrativo che a me mi aveva entusiasmato. Però
la sfida ulteriore era proviamo a farci un film e soprattutto proviamo a scrivere poi personaggi più vicini alla nostra cultura e via dicendo. Infatti, insomma, la suora è un personaggio nuovo, il cieco, no, mi ricordo. Però insomma è veramente un film sperimentale, quasi sperimentale, no? Molto. Invece quello che dici tu, l'intreccio alla Inarritu, che figura di per me è il tipo di cinema, uno dei cinema che preferisco, no? Trovo che Babel ha un capolavoro incredibile, quel modo di intrecciare le storie e via dicendo. Ecco, bisogna fare un ragionamento, non ci sono perché sicuramente il talento di narrativo è vabbè, questo è ovvio, ma a prescindere da quello io mi faccio sempre questa domanda: se oggi non fosse uscito un film come Babel, ad esempio, dico uno, e quella sceneggiatura, lascia perdere in aria tutto, venisse portata a un produttore italiano, la butterebbe nel cestino. Ah sì? Sì, perché sono dei film estremamente complessi nella lettura. Io non ho letto la sceneggiatura di Babel. Ti devi moltissimo fidare della capacità visiva e attiva del regista, perché la lettura di quella sceneggiatura riesce a dare esattamente il senso e la portata del film. Certo. Poi sono un film comunque, sono, stiamo andando verso ma non c'è critica veramente da parte mia, verso ovviamente una visione sempre più da piattaforma, sempre più casalinga, no? Non è un dato di fatto, io figurate, amo il cinema, ma va bene così, nel senso che Amazon, Netflix ha portato così tanto denaro nell'industria del cinema e hanno portato così tanto materiale audiovisivo che va bene. Però questo che succede? Succede che la visione sta cambiando, è una visione più distratta, perché immaginate voi che siete amanti del cinema, immaginate un'Italia media dove c'è il messaggio cellulare che rispondi, dove ti alzi per far pipì, dove ti alzi perché tu hai un bicchiere di Coca-Cola, aspetta, metto in pausa perché chi c'è il figlio, chi c'è la cosa, chi c'è la roba, insomma una visione molto meno attenta. Certo. E alcuni film hanno bisogno di entrare, di immergerti completamente in un film, non perché sono contro la piattaforma, ma un film come Babel, ma anche come adesso io ero in giuria a Venezia e abbiamo fatto il premio a Roma, bellissimo, che è andato fondamentalmente è andato solo su piattaforma, no? Su Netflix, ma anche un film così, ma secondo me ti devi immergere, hai bisogno della sala, ma non perché la sala in quanto modalità, in quanto investire, dedicare veramente 2-3 ore della tua vita a farti raccontare una storia. E quindi è quel di questi meravigliosi ma intreccio alternare costruzioni, a capire a metà, cominci a unire i puntini, no? Come quel giochino sulla settimana di critica, ma quello ha bisogno di tempo, ha bisogno di concentrazione, perché altrimenti i puntini non li unisci, non c'è niente. E anche in buona di finire il film e dire boh, ma è cagata, non si capisce niente, ma non è così, non è così. Certo, è chiarissimo quello che ti, in effetti poi tutti quei film di quella trilogia di Inarritu, che sono Amore Sperros, 21 grammi, appunto Babel, poi iniziano dalla fine, cioè alla fine non dall'ultima scena, ma dalla praticamente l'introduzione all'ultima scena. Quindi se tu poi ti perdi dei passaggi lungo il film perché sei altrove, il film si depotenzia tantissimo. Ci sono molto d'accordo, non l'avevo mai ovviamente considerata da questo punto di vista, non avendo la più pallida idea di come appunto funzioni poi il mercato dall'interno. Stanno cambiando, non ce ne rendiamo conto, ce ne renderemo conto fra un po', piano piano stanno cambiando il nostro modo, certo, di vedere, quindi cambieranno anche agli autori il modo di scrivere. Basta pensare che molte decisioni vengono prese dagli algoritmi, no? Mamma mia. Algoritmo, per carità, ci sono tanti tecnici, no? Ormai quando incontri o quando vai a presentare un progetto,
progetto viene vagliato sicuramente da un punto di vista creativo, eccetera. Però poi c'è tanta parte tecnica, no? Di target, film, a chi piace, a che fascia d'età, insomma, c'è un tecnicismo, ci sono quasi degli scienziati che approvano o meno delle sceneggiature, però ricordiamo che fare cinema non è una scienza, è un'arte, è completamente diversa. Assolutamente, certo. Assolutamente, molto bello. Paolo, ma una cosa che ci tenevo a chiederti, trovo, nel senso, così da ovviamente da osservatore, da fruitore di contenuti, ma tutti noi ci troviamo abbastanza d'accordo con questa visione, che spesso, allacciandomi a quello che dicevi tu, viviamo un po', forse soprattutto in Italia, di una sorta di l'impoverimento del contenuto, ma non a causa dei film o degli sceneggiatori, dei registi, che rimangono invece secondo me molto validi, ma forse anche un pochettino per la storia del paese in sé, cioè, nel senso, se noi pensiamo al neorealismo e agli spunti che ti poteva dare il neorealismo, è chiaro che era una storia unica, assolutamente italiana, che valeva la pena raccontare al resto del mondo. E tu giustamente ci dici, Perfetti Sconosciuti descrive un momento e un'esigenza che rimane, probabilmente, cioè, nessuno può più fare un film di quel tipo, perché c'è già Perfetti Sconosciuti. Ecco, quanto i cambiamenti un po' stanti della nostra società negli ultimi 20 anni hanno influito secondo te sulle sceneggiature? Non so se è chiara la mia domanda. No, guarda, è molto chiara. Io, ed è un argomento, insomma, che se ne è dibattuto, eccetera, io non sono così convinto che l'impoverimento, diciamo, culturale ha influenzato sugli autori. Perché? Sì, è vero, è ovvio, il neorealismo vivamo da un periodo, no? Quello dei famosi dell'industria statica di regime, e dove gli autori hanno reagito, no? Certo. Un modo anche di fare politica, un modo di essere rivoluzionari, no? Allora, dopo quel periodo di regime, che cosa succede? Ricomincia a dire: io non voglio più gli attori professionisti, non voglio i teatri di posa, non voglio tutto quel macchinore, e nasce il neorealismo, il cinema di strada, l'attore preso là, la sceneggiatura scritta, ma con tantissime annotazioni e improvvisazioni. Beh, è quasi una reazione a una oppressione. Che certo. No? Poi anche la fase successiva, la parte della commedia all'italiana, è una reazione al neorealismo. Il neorealismo è meraviglioso, per carità, ma era cupo, era pesante, era triste. E allora, quando comincia l'Italia a entrare in un momento di benessere, di boom economico, anche gli artisti si vogliono scrollare di tutto queste storie pesanti, faticose di vita, e vogliono reagire con, ridendo delle proprie disgrazie, prendendola alla leggera, con l'ironia. E quindi ogni fase ha conseguenza di, sta agli autori cogliere il momento e riuscire a raccontare delle storie in linea. È vero che succedono meno cose, è vero che politicamente è interessante, 68 non c'è più il reflusso, non c'è più questa passione politica. Voglio dire, i padri della commedia, Monicelli e compagni, al di là della cosa a manità da Dante, eccetera, pittoresca, ma questi veramente prendevano il treno, quando gli operai della Fiat scioperavano a Torino, andavano in treno, andavano a scioperare con gli operai che volevano stare in mezzo alla società, alla cultura, per sentirsene scioperare. Va bene, non abbiamo più questo impegno, la politica è cambiata, la passione è molto di siamo una generazione completamente disillusa, ma dobbiamo cogliere lo stesso in questa disillusione. Anche la mancanza di cultura è uno stimolo culturale a sua volta, quindi io penso che ci sia un po' di povertà di idee. Se pensi, Parasite non è un caso. Parasite è frutto di una grande capacità artistica, certo, di una grande povertà in questo momento, la stessa che su un pochettino siamo, ma noi anche di meno, è una grande povertà
cinematografica americana. Cioè, perché praticamente Hollywood premia un piccolo film coreano in lingua, ma non come miglior film straniero, ma addirittura i premi più importanti, che prima è pensabile anche andare a nomination, cioè quello ha vinto miglior film, miglior regia, miglior, ha vinto tutti gli Oscar immaginabili tutti insieme. È quasi come se l'industria cinematografica americana avesse proprio vomitato su quel palco degli Oscar dicendo: avete rotto i coglioni, blockbuster americani, basta, ridateci i grandi film d'autore americani che insieme ai blockbuster ne facciamo la più completa al mondo. Adesso i blockbuster sono rimasti, ma il film, il meraviglioso film che vince 10 statuette, non c'è tanto che è stato, ha vinto tutto un film coreano. Io penso sia stata anche bellissima, però la quantità assoluta di premi, ma l'importanza di premi, anche una reazione, anche un segnale, anche un mattare il dito e dire se non vi rimettete a fare un certo tipo di film, le statuette non le vedete più. Assolutamente. Ma secondo te sia dovuto una reazione rispetto al cinema, diciamo, americano, ma non può essere anche dovuto al fatto, mi senti? Sì, sì, sì. Anche comunque una reazione a un cinema che comunque si rifà molto alla, alla situazione sociale dei vari paesi, no? Magari adesso in Corea, del, in Corea c'è molto più da, da raccontare, o comunque questi divari sociali sono molto più interessanti rispetto appunto magari a un cinema americano che ormai quello che doveva dire un po' l'ha detto. Però vedi, quello che adesso sta andando, io ti dico un piccolo segnale, stanno cominciando ad essere apprezzate piccole cinematografie locali. Cioè, mentre prima il film internazionale era, e tutti cercavano di andare a Hollywood, il film fatto all'estero, adesso non è più così. Il film internazionale che viene apprezzato e che vince i premi è il film locale che però parla un linguaggio internazionale, riesce a raccontare in maniera globale partendo dal particolare. Parasite non parla della guerra, di una guerra come era da noi, di una situazione peculiare e esclusiva del paese, ma parla di una lotta di classe che sarebbe stato potuto raccontare in qualunque paese del mondo. Cioè, infatti penso ne facciano una serie in America, un remake americano. Quella situazione folle di una famiglia che cerca di costituirsi e di entrare piano piano in maniera così capitale dentro una famiglia ricca e una famiglia povera poteva essere benissimo fatto in qualunque stato americano dove le differenze sociali sono così marcate, poteva essere fatto in Italia, poteva essere fatto ovunque. Nel mio piccolino, la mia esperienza, un anno ho girato il mondo con Perfetti Sconosciuti. Perfetti Sconosciuti è il piccolo film italiano, ma è poteva succedere e essere girato ovunque esattamente senza cambiare una parola del testo. E così tanti piccoli, sempre tra virgolette, film nazionali stanno cominciando ad andare alla riga, lo vedi sia nei premi, lo vedi nelle distribuzioni, lo vedi nel acquisti dei diritti di Nick. C'è molta più attenzione. Detta CAA, che è, diciamo, la più grande agenzia di attori, registi, autori, eccetera, americani, sono agenti, però noi siamo abituati anche qui, la mia è una, io sono un caro tecnico, una grande agenzia, ho 10 tipo, lì so tipo 3.000, mentre prima avevi tutta l'attenzione sul mercato americano, nordamericano, adesso piano piano cominciano a aprirsi dei settori, degli agenti che hanno un occhio per i registi italiani, spagnoli, inglesi, insomma, stanno cominciando a guardare fuori per poter cominciare ad importare quella parte di cultura che permette varietà che loro stanno vedendo. Fantastico, chiarissimo. Chiarissimo il tuo punto di vista. Sì, sicuramente c'è qualcosa sul quale chi vuole iniziare, provare a scrivere, comunque chi fa cinema, ma chi cerca di provare a fare cinema, è una cosa sulla quale deve riflettere. Credo che comunque ogni
posto nel mondo ha delle sfaccettature che possano essere sia interessanti che anche in qualche modo spendibili o comunque riconoscibili nel resto del mondo, e credo che proprio la globalizzazione ci offre la possibilità di raccontare una storia del proprio paese che comunque sia universale il più possibile. Assolutamente, assolutamente. Anche perché, cioè, voglio dire, comunque, insomma, in realtà soprattutto questo periodo poi offre un sacco di spunti, immagino, perché poi questo virus sta veramente parlando un linguaggio globale di fatto e a tutti, quindi forse cogliere le sfaccettature drammatiche che tutti sulle quali tutti possono empatizzare è forse una buona sfida, diciamo, per il cinema. Soprattutto, ecco, come vivi questo momento così strano per il cinema, perché è impossibile girare, è impossibile, non lo so, tu sei ispirato oppure sei un po' chiuso in te? Guarda, ma lo vivo in maniera strana sicuramente, nel senso che è impossibile non farci conti. Certo. Penso che d'ora in poi le storie... non è che dobbiamo fare film sul coronavirus, per carità, già non lo possiamo più, però... Non potremo far finta che non c'è stato, no? Come subito nel dopoguerra, non è che puoi far finta che la guerra non c'è stato. Qualche cosa, questa roba, un vuoto lo ha creato, bisogna capire con che cosa lo riempiamo. È strano scrivere ora perché non sai quanto considerarlo. Non sai, chiaramente dipende dal tipo di film, non sai quanto questa roba fra un anno, magari quando uscirà il film che stai scrivendo, sarà un lontano ricordo o un dramma super attuale. E allora rischi che la tua storia potrebbe essere vecchia, potrebbe essere fuori fuoco. Io ora sto scrivendo, no, riscrivendo in realtà, perché da mo' che l'avevo scritto, io ho pubblicato questo libro per Einaudi che si chiama Il primo giorno della mia vita, ed è un romanzo, ma allo stesso tempo era prima una sceneggiatura che avrei voluto, che voglio girare. E ora un po' ci sto rimettendo le mani, perché è una sceneggiatura che la leggo, dico sì, è senza tempo se non ci fosse stato il coronavirus, ma adesso con il corona, con questa situazione, è la storia di quattro persone che cercano di ripartire dopo aver toccato il fondo, no? Ma delle persone che toccano il fondo e vogliono ripartire oggi per forza sono state sfiorate, certo, emotivamente, economicamente, familiarmente, in qualche modo chiunque di noi è stato sfiorato. È strano non considerarlo, però quanto considerarlo pure è difficile da capire, insomma, no, non è facile. E ti dico, non parlo solo per me, con tutti i miei amici, colleghi con cui ovviamente ci sentiamo, alcuni siamo al di là dell'essere colleghi, amici, Massimiliano Bruno, con Edoardo, Leo, insomma con tanti, con Rolando, Ravello, tutti siamo, sì, scriviamo perché in teoria è il momento ideale per scrivere, perché hai tanto tempo, di fatto hai la testa un po' confusa, assolutamente picciata, come si dice a Roma, perché è difficile capire quanto ci condizionerà, ecco. Assolutamente. Io, voi ragazzi, volete chiedere ancora qualcosa? Abbiamo rubato già troppo tempo a Paolo, però voi avete... Io sono a posto. Sei stato abbastanza esaustivo su tutto. Sì, assolutamente. Io sono a posto. Andrea, faccio una domanda al volo, per chi diciamo un pochino più curioso sul lato fotografico, tra il rapporto regista e direttore della fotografia, ecco. Noi un direttore della fotografia, siamo tutti aspiranti qualcosa. Esatto, ci aspiriamo a qualcosa. E a quanto visto tu hai collaborato spesso con Fabrizio Lucci, ecco, ma perché la scelta di Fabrizio Lucci e non un altro? Vi conoscete già da tempo? Avete costruito un rapporto insieme già da anni? Guarda, assolutamente abbiamo costruito un rapporto ormai da tanti anni e mi trovo ovviamente bene, trovo che fotograficamente, tecnicamente sia bravissimo, eccetera, eccetera. Però cosa mi piace veramente? Due cose. Il primo, sai, la fotografia puoi rischiare di mettere il pilota automatico,
e, più o meno la fai bene, fai quella. E Fabrizio su ogni film sta lì che spinge, su ogni film che chiede, che porta un'idea, che porta qualcosa, che poi il pubblico non gli arriva in maniera tecnica, non è importante, ma in maniera emotiva gli arriva. Ad esempio sull'ultimo film, che è un film un po' difficile da raccontare, ma insomma racconta, va avanti e indietro nel tempo, ecco, diciamo, questo film va avanti e indietro nel tempo, la storia di una coppia raccontata in parallelo, e non sono flashback, sono due momenti della vita raccontati parallelamente. È arrivato e ha proposto proprio due serie di lenti completamente diverse. La parte vecchia, abbiamo delle lenti vintage molto morbide, molto calde, con le sfocature molto più accentuate. La parte moderna, che tra l'altro è Milano, eccetera, ha delle lenti super incise, super nette, super definite, super fredde. Quindi avrò una doppia fotografia, non è così netta, ma insomma, e quindi quello è stato interessante. Su The Place gli ho chiesto una fotografia assoluta. The Place poteva essere non deve essere un film girato a Roma, è un posto, un non posto. E quindi ha fatto questa fotografia, tra virgolette, internazionale. Che vuol dire internazionale? Una fotografia che potrebbe essere ovunque, non con un taglio italiano. Su Perfetti Sconosciuti anche, insomma, mi trovo molto bene sui discorsi fotografici di come adattare la luce alle situazioni. Ma se devo dire la verità, la cosa più importante, che è una cosa per me fondamentale per tutti i miei collaboratori, è fare un passo indietro alla propria tecnica rispetto alla storia. Mi spiego meglio. Molto spesso, ahimè, io lavoro anche molto in pubblicità, eccetera, ne faccio tanti di set. Molto spesso il tecnico, che sia tecnico nel senso buono, cioè, che sia il direttore della fotografia, che sia il montatore, che sia il truccatore, che sia lo scenografo, possono essere bravissimi, migliori in modo, molto attenti al loro lavoro, poco attenti alla storia. A volte è meglio avere magari una scenografia più brutta, tra virgolette, più brutta, perché la storia richiede che sia più brutta, una fotografia più sbiadita perché la storia. E Fabrizio è sempre molto attento alla storia. Bello, chiarissimo. Non sta lì a leccare, a fare la miglior fotografia in assoluto, ma fa la miglior fotografia relativamente all'inquadratura e al senso di quella storia, ed entra nella storia e sta lì e mi dice: ma scusa, ma secondo te, ma lei qui non è troppo incazzata perché l'abbiamo vista uscire di casa molto più serena? Quindi quando i tuoi collaboratori, oltre fare il loro, ma senti che stanno lì, che seguono l'andamento della scena, è una marcia in più, al di là della belluria o del vezzo. Un'ultima domanda, ma tu hai un team fisso, quindi diciamo che come direttore della fotografia, ok, ci siamo, ma anche come operatori, macchinisti? Insomma, tendenzialmente abbastanza fisso, cioè... il solito detto, insomma, squadra che vince non si cambia, ma non perché vinci, cioè la squadra che funziona, le persone che hanno lavorato bene, è giusto insomma premiarle, quindi è giusto richiamarle perché cambiasse. Tu lavori bene, io voglio premiarti e voglio richiamarti a tutti i miei film. Poi insomma c'è un avvicendamento naturale, c'è a volte le persone impegnate, c'è a volte le persone con cui non ti trovi ed è giusto che tu le cambi in maniera carina, però insomma non è che questo è un lavoro artistico, quindi se non ti trovi, non ti trovi. Diciamo la mia troupe numerose, ma dico per dire, su 80 persone più o meno 60 sono fisse e 20 cambiano, ecco, per darvi un'idea. Chiarissimo, già un bel numero. Va bene. Paolo, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Sei stato veramente gentilissimo e veramente super, super pro in tutti i sensi, proprio grazie davvero. Figurati. Grazie mille. A tutti voi. Bocca al lupo per questa fine quarantena e non vediamo l'ora di vedere il film al cinema a questo punto. Dai, speriamo. Ciao Paolo, grazie ancora. Ciao.